abbiamo raggiunto la Polonia, in particolare Varsavia, in aereo, e poi abbiamo organizzato un trasporto privato fino al confine. Abbiamo attraversato il confine a piedi. Una volta passato il confine abbiamo un altro trasporto privato ad aspettarci, che ci ha portato fino alla città di Leopoli. Achille è nato nel periodo peggiore della guerra in Ucraina, all'inizio, quando Kiev era circondata dai russi. Noi l'abbiamo abbracciato a Leopoli. La nostra prima pappa insieme è stata fatta in un bunker, perché è il tempo che è arrivato, giusto il tempo di cambiarlo, ed è suonata la sirena. E quindi ci siamo dovuti andare a rifugiare nel bunker. Evelina, lei ha fatto ricorso alla gravidanza per altri, quella che viene chiamata la maternità surrogata. Perché? Sono affetta da una malattia che non mi permette di portare avanti una gravidanza. È la mucca! Abbiamo selezionato una clinica che ci sembrava più affidabile delle altre. Sì. Abbiamo chiesto informazioni anche a un legale che se ne occupava in Italia. Poi l'Ucraina ha una normativa stringente sulla GPA ed è quindi normata, legalizzata, e non è assolutamente una cosa selvaggia che una persona è ricca, non vuole avere le smagliature, dice lo faccio fare a qualcun altro, mio figlio, no? Anche noi non siamo persone ricche. Lo avete fatto per motivi di salute? Esatto, sì, è stato comunque un sacrificio, però ne siamo felici. In Ucraina c'è il rispetto dei diritti della gestante, del bambino e della coppia? Il rispetto di tutti erano per noi punti fondamentali già dall'inizio del percorso. Siamo riusciti a conoscere la nostra madre surrogata, ovviamente non ancora di persona. Sappiamo che la sua scelta è stata libera, sappiamo che è stata tutelata. Anche il marito deve comunque dare il suo benestare. Voi siete sicuri che dietro a questa gestazione non ci sia sfruttamento o bisogno? Sì, noi siamo sicuri. Noi, lei è indipendente economicamente, suo marito lavora, hanno una casa di proprietà, quindi non sono persone in stretto bisogno. La gestante perché l'ha fatto? Ha voluto aiutarci a diventare genitori, almeno è quello che lei mi dice sempre, di essere contenta di averci potuto aiutare a diventare genitori. Avete dato delle indicazioni per la scelta della gestante? No, noi non avevamo voce in capitolo, la gestante è stata scelta dalla clinica in base alla compatibilità genetica. Il figlio di questa coppia etero è uscito dall'Ucraina con un certificato di nascita registrato successivamente dal loro comune italiano di residenza. Achille è stato registrato dal nostro comune e questo comporta che avrà una vita normale. Può essere iscritto a un nido, a un'assistenza sanitaria, e senza la trascrizione tutto questo non sarebbe stato possibile. Il nostro figlio sarebbe stato invisibile pur essendo nostro figlio.